La seconda edizione di We Nature Pesaro, il format dedicato all'ambiente e all'attività all'aperto per scoprire la natura, è pronta con un fitto programma di eventi che si terranno dal 5 al 7 maggio. L'iniziativa è promossa dal Comune di Pesaro e dall'ente Parco Naturale Monte San Bartolo con partner Swarovski Optic, azienda leader delle ottiche per l'osservazione naturalistica. Non abbiamo esitato neanche un secondo ad affiancare il Comune, ad affiancare il parco, che devo dire sono estremamente sensibili all'argomento appunto della valorizzazione del territorio, per forza di cose, dove è istituzionale però. Soprattutto perché sono molto aperti a questi argomenti. Pesaro soprattutto è veramente una delle città più green con la quale mi sia capitato di collaborare, per cui siamo assolutamente al loro fianco. Il programma di We Nature 2023 è ricco di appuntamenti, dai talk per approfondire l'emergenza climatica alle passeggiate nella natura per promuovere la salute. Presenti anche dei laboratori per bambini e non solo, i più grandi infatti svolgeranno un'attività dal titolo Sguardi dalla natura per approfondire le tecniche fotografiche. Il periodo, diciamo, di maggio è un periodo fortunato, specifico, e in realtà speriamo anche in un miglioramento delle condizioni meteo, ma è legato non solo alla bellezza del Parco San Bartolo, che questo mese, diciamo, tra ginestre e colori del mare, insomma, è particolarmente apprezzato, ma anche al fatto che, essendo un evento che parte dalla natura e in particolar modo anche dal bird watching, il San Bartolo è un passaggio di migrazioni, quindi insomma è un'opportunità molto preziosa per gli appassionati di questo mondo e ovviamente è un punto di partenza per tanti livelli di racconto sulla natura, sull'ambiente, sugli animali, gli altri animali anche a terra, diciamo, e che possono essere anche questi avvistati e riconosciuti del Parco San Bartolo, e ovviamente tutti i temi ambientali che si porta dietro, dal mare fino appunto alla valorizzazione dell'ambito naturalistico. Sì, va ringraziato innanzitutto Swarovski per questa opportunità che dà a tanti amanti degli animali, del birdwatching, di attività che sono molto rispettose della natura e che vanno ad arricchire le attività che si fanno nel Parco San Bartolo. Il parco del resto è la punta di diamante di una strategia che abbiamo di promozione territoriale. Non a caso domenica festeggeremo il borgo più bello d'Italia, Fiorenzuola, altro riconoscimento che arriva nel nostro territorio, riconoscimenti di qualità che insieme alla capitale italiana della cultura daranno grande ulteriore competitività turistica a tutta la nostra bella terra. Nella seconda edizione di We Nature Pesaro verrà presentata in anteprima europea la prima carrozzina off-road, un veicolo elettrico per disabili pensato per tutti gli appassionati di birdwatching, dotato di un braccio portabinocolo che ospita un'ottica capace di riconoscere, grazie ad un software incorporato, gli uccelli inquadrati schiacciando un semplice pulsante. Quest'anno abbiamo aggiunto anche il concetto di inclusione, secondo un'idea di sostenibilità in termini di rispetto della natura e quindi anche di rispetto della vita dell'uomo, e per cui abbiamo anche presenteremo questa Juliette per persone con limitate capacità di spostamenti, che serve proprio per andare fuori strada, poter godere anche della natura e fare proprio osservazione della cosiddetta wildlife.